Ciao, qualcuno si era detto incuriosito dalle tecniche che ho utilizzato di scultura in 3D in realtà virtuale. E allora, per dare un'idea di cosa si tratta e qual è il mio setup, prima di tutto vi mostro qual è il dispositivo che utilizzo. Qui si chiama Oculus Quest ed è costituito principalmente da tre oggetti. Il visore vero e proprio. Questo ha una protezione qui sulle lenti, le lenti sono qui sotto, e due controller per la mano destra e per la mano sinistra, che sono senza fili e funzionano a batterie. È senza fili e funziona a batterie anche il visore. Il visore ha questi quattro rilevatori che rilevano la posizione nella stanza di dove vi trovate e quindi riescono a comunicare i vostri movimenti nello spazio, sia della testa che i vostri veri e propri spostamenti. Questo è l'Oculus Quest. A dire il vero, poi ne esistono anche altri. Per esempio, esiste una versione più semplice di questo, che si chiama Oculus Go, che ha un solo controller e che non è adeguato alla scultura in realtà virtuale perché non può far girare le app in questione. E poi invece ce n'è di molti altri marchi come l'HTC Vive, un altro sempre Oculus, ma Rift S, che sono invece fatti per essere collegati a un computer e quindi funzionano solo collegati a un PC. Funziona perfettamente per conto suo. Vado ad accenderlo. Ecco qui, lui adesso si avvia. Può funzionare da solo, dentro monta una versione particolare di Android, ma il vantaggio è che collegandolo al PC, diciamo abbastanza carrozzato per la realtà virtuale, collegandolo con un cavo USB 3 di alta qualità, la Oculus metterà in vendita il proprio tra un po', anzi in teoria doveva essere a marzo di quest'anno, ma va a sapere come sta andando. Comunque, i controller hanno un cordicella per legarselo alla mano, un tasto legato al medio, un grilletto legato al pollice che è sensibile alla pressione, un joystick, anche questo sensibile a quanto lo si muove e che è possibile anche schiacciare, e due tasti B ed A. E un ulteriore tastino qui che non viene usato nelle applicazioni, ma serve a tornare al menu principale, eccetera. E questo rileva anche la posizione della mano nello spazio, che viene rilevata appunto dai rilevatori davanti al visore. Il visore al suo interno ha semplicemente due display, non si riesce ovviamente a vedere da qui, bisogna indossarlo. In pratica ognuno dei due display mostra un'immagine diversa per l'occhio destro e l'occhio sinistro e grazie a questo è possibile quindi avere una sensazione tridimensionale. Questa è l'interfaccia base che ci si trova davanti all'interno della realtà virtuale. E quelle icone che vedete lì sono i programmi che si possono avviare. Tilt Brush e Gravity Sketch sono due programmi di disegno tridimensionale, di scultura, diciamo. Gravity Sketch ha un cosiddetto landing pad, che è un cloud interno, e quindi si può anche salvare direttamente sul cloud. Creo un nuovo documento ed ecco qui, mi trovo davanti a uno spazio completamente vuoto. Ho in mano la visualizzazione grafica dei due controller e ognuno dei due fa qualcosa in base ai tasti e in base a quello che faccio. Per esempio, qui posso selezionare un colore e mentre con il controller sinistro ho a disposizione una tavolozza di strumenti. Velocemente un'occhiata agli strumenti base, ecco, questo è lo strumento per disegnare, molto semplice e posso quindi tracciare delle linee nello spazio e vedete camminando, muovendo la testa. Riesco a vedere il disegno da tutte le parti. Queste sono le impostazioni di questo strumento. Posso anche mettermi la palette in un punto qualsiasi e cambiare le impostazioni. Adesso il segno non è più tondo, ma ha una sezione diversa. Posso modificare il segno già fatto spostando i punti, cambiandone anche lo spessore. E dopodiché posso anche cancellare dei singoli punti. Queste sono delle curve. Per esempio, posso associare, come in questo caso, la pressione sul controller allo spessore della linea e appunto continuare a modificare la forma della linea. Qui è associata allo spessore. Un altro modo in cui si può dare lo stile è associarlo alla velocità. Segni tracciati piano sono più grossi, segni tracciati velocemente diventano più sottili. Posso modificare il colore
e quindi tracciare con colori diversi, ma anche con materiali diversi, quindi per esempio un materiale riflettente invece di un materiale standard. E vedete, si nota la differenza e si vede che riflette la luce in modo particolare. Ci sono molti strumenti, questo è uno strumento, diciamo, tipo tornio, in cui ho un asse centrale e posso tracciare delle forme attorno ad esso. La scena la posso spostare, rimpicciolire, mettere da parte, semplicemente utilizzando sempre l'avvicinamento dei due controller. Qui adesso provo a cambiare colore e mostro un altro strumento. Questo strumento permette di creare una superficie curva. E tra l'altro ho selezionato un materiale con un toon shader, quindi con un effetto, diciamo, di bordo nero e di sfumatura molto netta. Ho poi anche dei tool particolari a disposizione per cambiare i materiali delle cose già realizzate. Oppure questo che è un po' strano, ma aggiunge della casualità nella posizione. Sembra completamente inutile in questo momento, però vedrete dopo che può avere la sua utilità. È possibile creare dei volumi tracciando una superficie. Adesso sto cambiando colore e tracciando un segno posso definire un volume e quindi creare delle forme anche molto naturali e organiche grazie a questo tipo di strumento. Poi la possibilità di replicare quello che ho appena tracciato, dei segni già fatti, di selezionare più di un segno e raggrupparlo ottenendo quindi un unico oggetto raggruppato che è più facile da spostare, ricopiare, eventualmente scalare. E ecco per esempio lo strumento di rimescolamento casuale come potrebbe avere senso. E poi ci sono tutta una serie di primitive geometriche. Ci sono vari modi per tracciarli. Questo è utilizzando due mani, poi vabbè, insomma altre come cubi arrotondati. È tutto piuttosto intuitivo perché si usa le mani, ci si trova all'interno del mondo che si sta disegnando. E quindi le cose hanno una dimensione ben precisa davanti ai nostri occhi e possiamo facilmente spostare. Certo, è difficile essere precisi, un po' perché si utilizza dei controller nell'intera mano, diciamo, e quindi non si ha la precisione che si avrebbe con le dita. L'essere in un mondo completamente vuoto nel quale dispongo gli oggetti rende anche magari complicato rapportarli uno con l'altro. O rispetto, diciamo, a un pavimento o qualcosa di simile. Come vedete, c'è una griglia sotto. Poi lo strumento permette, come in questi esempi che sto mostrando, di muovere le cose su un determinato asse, per esempio in questo caso un asse verticale, e quindi di bloccare il movimento su degli assi e riuscire ad essere un po' più precisi. Diciamo che è meglio interpretare la realtà virtuale come un luogo dove si può facilmente esplorare forme e concetti, però la precisione della modellazione vera e propria è meglio lasciarla a uno strumento successivo, nel quale si può essere maggiormente precisi, ma il bello di questo modo di modellare è l'immediatezza. C'è anche la possibilità in Gravity Sketch di lavorare a modellare direttamente in una modalità che si chiama sub-D, quindi subdivision surface, di partire da alcune delle forme spostandone punti, lati oppure facce e quindi anche di estrudere e quindi modellare in un modo più tradizionale, ecco, invece che solo con forme base, proprio con la tipica modellazione a facce e vertici. È possibile anche aggiungere uno o due livelli di suddivisione per vedere come sarebbe la forma una volta ammorbidita. E vedete, quindi estrudere, rimpicciolire su un lato, su un altro, è tutto molto molto naturale e semplice. Adesso ovviamente non è questo il contesto nel quale vi posso spiegare tutte le funzioni, ma è solo per darvi un'idea delle varie possibilità che ci sono a disposizione. Si può anche importare delle immagini di riferimento
E anche queste possono essere caricate sul cloud, per cui per esempio questa è un'immagine di riferimento che avevo sul cloud, che avevo usato appunto per la mia scultura precedente, e come vedete l'immagine di riferimento non è nient'altro che un rettangolo nella scena, che si può anche guardare dall'altro lato e quindi diventa a specchio, ma si può mettere da parte. Ci sono anche degli oggetti 3D di riferimento, come per esempio questi manichini maschile e femminile, e si può andare anche a riposizionarlo. Questi sono già presenti all'interno del software, altrimenti potete anche importare dei vostri modelli che vi siete realizzati a parte e quindi importarli nella scena e utilizzarli. In genere, il modo migliore di procedere è sfruttare prima di tutto l'immediatezza del poter schizzare come a mano libera le forme che si fanno. Come vedete, lasciarsi andare a mano libera ha delle forme molto libere e tracciate a mano. Per poi invece andare a rifinire meglio il lavoro con degli strumenti successivamente, quindi come diciamo lavorando a mano su un foglio di carta. Passo quindi adesso a svuotare la scena e cominciare qualcosa di nuovo per vedere un esempio pratico. Creo un piano, ho scelto un colore, in realtà non mi preoccupo molto in realtà virtuale di che colori scelgo, semplicemente cerco di distinguere con colori diversi le cose a cui andrò poi a dare dei materiali diversi in fase di rendering. Adesso per esempio uso uno strumento di disegno a mano libera che però viene bloccato sulla superficie, quindi avendo messo prima un piano, adesso posso disegnare sulla superficie facilmente sapendo che il segno che faccio rimane appiccicato. Comunque, insomma, adesso con un nuovo materiale traccio una prima riga, ne traccio un'altra e cerco di immaginare, come sarà la mia scena. Invece di stare a disegnare ogni singola linea per conto suo, faccio delle repliche della prima riga, spostandole leggermente, anche scalandole un po', lo faccio da un lato. Adesso sto cercando di fare le cose in fretta, solo per potervi mostrare un flusso di lavoro. Ovviamente a fare le cose con più tranquillità si ottiene dei risultati migliori. Con lo strumento superficie adesso vado a unire le superfici che ho già tracciato e quindi ottengo una forma tridimensionale che passa per le linee che ho tracciato. Salto un po' di parti del video, insomma, per non tediarvi troppo. Comunque, in pratica, tracciate delle curve, è possibile andare a mettere delle superfici che seguono le curve già tracciate, o facendole a mano, oppure come in questo caso andando a riempire l'intera curva. Adesso non devo fare altro che buttare via i segni intermedi, come sto facendo, senza selezionare anche le cose vicine. Come vedete, ho un selettore in mano che è quella pallina sfumata, si può rendere più o meno grande a seconda appunto delle dimensioni dell'oggetto che si vuole catturare. Adesso questo, per esempio, potrebbe già essere una forra, un canyon, e ora di nuovo vado ad aggiungere ulteriori dettagli. Si può anche creare dei layer e quindi appunto andare a disegnare in dei layer superiori. Vado di nuovo un po' avanti. E con il metodo di disegno che proietta sulla superficie, disegno un po' di dettagli che poi potrebbero diventare la mia roccia. Chiaramente, no, in questo momento sono solo dei segni, anche piuttosto malfatti, però ricordatevi che poi abbiamo a disposizione un vero e proprio programma di modellazione 3D, nella quale importerò questa scena realizzata velocemente per poi andare a rifinirla. Sto solo cercando di studiare la scena. Vedete, posso mettermi nella situazione nella quale poi penso di inquadrare e avere subito un'idea di come sarà la situazione. È anche molto facile guardarsi attorno, guardarsi in giro. Ora, con lo strumento per creare i volumi, comincio a preparare qualche volume che possa fare da sasso, da montagna. E ne preparo qualcuno e poi, come al solito, la possibilità magari di lavorare per duplicazione di quanto c'è già. Duplico il gruppo, lo moltiplico, lo scalo, lo ingrandisco, lo sposto, in maniera da creare una diversità, ma anche da non dover continuare a
a disegnare effettivamente ogni singola forma, semplicemente utilizzo le forme che ci sono già e le ripeto. Ora procedo in modo analogo per creare delle rocce e quindi come prima disegno qualche forma, magari la duplico, comincio a metterle in alcuni posti, ingrandisco, sposto, ruoto e costruisco la scena in un modo molto naturale, come avere in mano gli oggetti. E davvero spostarli davanti a voi, come nella realtà, se aveste un modellino da costruire. Dispongo un po' di rocce, non ne ho disegnata un'altra, è sempre quella, la sto semplicemente ridimensionando e scalando. Adesso magari disegno un gruppetto di rocce diverse tra di loro, una vicino all'altra. Si può sempre andare a semplificare i punti, c'è una funzione apposta che riduce il numero di punti, io lo faccio semplicemente perché penso di ripetere molte volte questi sassi e quindi vado a semplificarli per non appesantire eccessivamente la geometria. Comunque, come vedete, pur essendo il Quest un dispositivo standalone, quindi dalle prestazioni hardware piuttosto ridotte, perché è alla fin fine ha l'hardware di un Galaxy S8 all'incirca. Ma come vedete non riscontro particolari problemi nel gestire questa scena. Tenete anche conto che sto contemporaneamente registrando tutto quanto e questo effettivamente un pochino lo mette in difficoltà. La sensazione dall'interno è che ogni tanto ci sia qualche scatto, ma perché sto registrando la scena per potervela mostrare anche e quindi posso andare a utilizzare di nuovo lo strumento appunto di rimescolamento casuale che mi permette di ruotare un po', in questo caso l'ho applicato al piano di base, è difficile ovviamente a volte beccare gli oggetti più piccolini, comunque questo rimescolamento casuale ha anche la sua utilità nel momento in cui si fanno delle scene del genere. Ora che la scena è finita, non resta da fare altro che esportarla. Dal menu, oltre a salvarla, è possibile esportarla e esportarla direttamente sul cloud, così non sono costretto poi a collegare il Quest al computer. Come vedete, esporta in formato OBJ, ci sono alcune opzioni da poter scegliere. Una volta dato il comando di esportazione, gli diamo un nome, appare una tastiera a schermo, con la quale scrivere, non è comodissima, però. E adesso semplicemente aspetto l'upload del modello, viene indicato qui sulla mano, come vedete, please wait uploading. Quando l'upload è finito, mi troverò il mio modello all'interno del cloud landing pad. Ora, qua sul cloud, dopo essermi autenticato, ho a disposizione tutto quanto. Qui sotto Sketch trovo il file vero e proprio nel suo formato, che di solito non è così utile. E qui invece la cartella reference image è quella che abbiamo visto all'interno della realtà virtuale, per cui è sufficiente trascinare qui dei file e poterli avere come immagini di riferimento. Se vado su Exported, trovo tutte le mie esportazioni, per esempio questa è quella che abbiamo appena fatto, per cui è sufficiente cliccarci sopra, premere download e adesso il file viene scaricato. Una volta scaricato, dentro il file zip trovo un file in formato OBJ, che è quindi perfettamente importabile all'interno delle applicazioni 3D, che preferite. Eccolo qua, il file OBJ. Adesso apro Blender e lo importo. Ecco qui, non devo fare altro che importare il file OBJ. Eccolo, ovviamente ha delle dimensioni del tutto casuali, comunque non devo fare altro che andare a sistemare le cose, quindi origin to 3D cursor, poi adesso lo risposto al centro della scena, lo ingrandisco in maniera che abbia più senso, diciamo, rispetto a quello che voglio. E questo è l'oggetto importato, tra l'altro ha anche i materiali. Qua si nota poco, erano molto più vistosi all'interno della scena. Comunque, se vado nella palette dei materiali, vediamo che ci sono questi tre materiali che in questo caso chiamano standard. Se li evidenzio con dei colori un po' più vistosi, mi accorgo dei tre materiali diversi.
in Edit Mode, posso anche fare P di separare per materiale, ed ecco qua che ho i tre, che ho trasformato in tre oggetti, per cui questo qua potrei chiamarlo base, poi questi sono le rocce, diciamo, e queste potrebbero essere le pareti. Li seleziono tutti e tre e li inserisco in una collezione paesaggio. Ed eccoli qui, adesso ho i tre oggetti separati che possono essere più comodi. Applico Rotation and Scale a tutti quanti in maniera che abbiano le dimensioni corrette secondo Blender. Comunque le singole pennellate, sto premendo la L. Le sto selezionando, quindi sono delle isole chiuse per loro conto. Adesso non so di che qualità siano le UV, ma ci sono. Ovviamente sono automatiche e tutte le isole fanno riferimento allo stesso quadrato, per cui se qui andassi a mettere andiamo a verificare un attimo le UV come sono, ne creo una come UV Grid, ok. Adesso se vado qui sotto shading posso provare ad assegnargliela. Vediamo che succede. Sì, sono assegnato automaticamente. Non sembrano bellissime, ma probabilmente appunto, infatti qua si vede, anzi, non sono per niente bellissime, però per dire che le UV ci sono già, per cui se per esempio le importate in Substance Painter potete già disegnarci sopra, insomma. Diamo un attimo un'occhiata a un'altra cosa. Vado a controllare le normali, Face Orientation. Mi accorgo per esempio che questo ha le normali invertite, per cui adesso le vado a ricalcolare, quindi faccio un flip di queste. Spunta fuori qualcosina da queste qui. Infatti si vede anche se tolgo questo, si vede l'effetto. Una cosa interessante che può essere fatta in scene di questo tipo è cercare di trasformare questi oggetti. Se vado a fare un remesh in voxel, magari adesso comincio con un 1 solo per verificare quanto è grosso, perché altrimenti si pianta se si scende troppo con questa misura, per cui io preferisco prima provare piano piano ad abbassarlo. Ecco perché in alcuni casi può diventare pesantissimo il calcolo da fare. Comunque un voxel remesh in questo caso, soprattutto per le pareti, potrebbe non essere male. 0,1. Ecco, in questo caso ottengo dei risultati qui errati. Allora, qual è il problema di Voxel Remesh qui? Che queste sono delle facce sottilissime, però Blender ci offre molte possibilità. Un esempio adesso è deseleziono tutto. Grazie alla L seleziono solo queste facce, appunto, che sono singole. E queste facce singole adesso le separo, Selection, e vado ad applicare Solidify 0,5. Ed ecco che hanno uno spessore. Andiamo ad unire di nuovo questi, Ctrl J, no, ha perso il modificatore, devo applicarlo prima, quindi faccio un applica, li seleziono, Ctrl J, adesso tornano ad essere insieme e vado di nuovo sotto Mesh, Remesh 0,1, Voxel Remesh, ed ecco qua. Se levo anche Preserve Volume, Voxel Remesh, ecco. Adesso ho un aspetto decisamente più naturale e quindi posso adesso passare per esempio all'inserimento di texture. Magari appunto ho bisogno di una geometria un pelo meno grezza. Ecco, con Subsurf ho ottenuto questo. Adesso metto un po' di materiali e ci vediamo tra un attimo. Rieccomi qui. Questa è rimasta la scena. Come appunto detto, qui abbiamo fatto un remesh. Questa zona qua invece è rimasta assolutamente uguale, anche i sassi. E ho aggiunto dei materiali con del displacement e anche un
una sfera con un emission e un cubo con un materiale volumetrico. Se adesso mi sposto qui nell'inquadratura della telecamera, attivo la visuale dei materiali, quella semplice, quella con i V, e quindi vedete, ecco qui ho impostato un po' di materiali, sono dei materiali che ho applicato e in più appunto questo cubo volumetrico mi permette di dare questo effetto di nebbia. Allo stesso modo, la sfera con emission semplicemente mi fa da sole. Adesso torno nell'inquadratura della telecamera, se attivo Cycles. Ecco qui quindi la versione renderizzata. Adesso sta eseguendo il rendering qui nel viewport, però posso anche lanciare un rendering effettivo. Poi posso mettere in fondo al video la versione finale. Ho messo le texture in maniera molto veloce, potevo sicuramente fare un lavoro migliore, soprattutto con queste rocce, ma è per darvi un'idea di come con la realtà virtuale si possa scolpire, diciamo, in modo molto intuitivo. E poi però lasciare la parte finale, quella di maggior definizione del risultato, al caro vecchio metodo, insomma, tradizionale, quindi partire all'interno della VR e poi concludere qui. Nel mio caso ho sfruttato soprattutto ed esclusivamente i materiali e il displacement dei materiali. È chiaro che, per esempio, con gli strumenti di Sculpt di Blender si possono ottenere anche dei risultati più precisi. Ho voluto fare un esempio piuttosto veloce, proprio per mostrarvi che è molto intuitivo scolpire in realtà virtuale, abbozzare e poi cercare di concludere tutto quanto per bene all'interno di Blender con tutte le sue funzioni. Ovviamente, se siete illustratori, è chiaro che a quel punto si tratta semplicemente di concludere il disegno all'interno di un programma di grafica, insomma, dove potete cominciare a fare quello che preferite. Per quanto mi riguarda, il rendering è sempre, sempre un punto di partenza. Non cerco mai di ottenere dal rendering tutto quello che è possibile, perché alla fin fine certe cose diventano molto più semplici fatte direttamente all'interno del programma di grafica. Io ci dipingo sopra in maniera da risolvere l'effetto finto, questo piano per esempio che è completamente piatto, per cui sì, si tratta di metterci mano, ma i colori ci sono, per cui nel momento in cui vado a pescarli dalla scena è molto facile migliorare questa scena e trasformarla in un dipinto ben fatto, senza andando quindi a rimuovere tutti, per esempio, appunto, tutti questi elementi in cui è chiara la ripetizione delle texture, o se vogliamo rompere un pochettino la monotonia di tutto questo, io preferisco metterci mano dopo col pennello, che è molto più semplice per me, e quindi andare ad aggiustare il risultato in 2D. La modellazione attraverso la realtà virtuale permette effettivamente di essere più intuitivi, più veloci, più pratici e di perdere meno tempo. Però richiede anche un lavoro di aggiustamento successivo, perché purtroppo non abbiamo ancora il livello di precisione degli strumenti di scultura tradizionali. Spero di avervi spiegato un pochettino com'è questo flusso di lavoro attraverso la realtà virtuale e se vi interessa posso fare altri video relativi a questo, non so quante persone possano essere interessate, però nel caso fatemelo sapere nei commenti e posso anche magari spiegare un po' meglio come funziona Gravity Sketch o Tilt Brush, altri software di questo tipo. Grazie e alla prossima!